siamo qui per far assaggiare delle caramelle bandite maledette a Tom Super Supreme. Sei pronto, Tom, oggi ad assaggiare un sacco di caramelle bandite super maledette? Sono nato pronto, io sono un gatto molto cicciotto, molto bello, che ha voglia di mangiare tante caramelle. Bene, Tom, ma tu sei sicuro che non avranno effetti troppo strani per te? Qualsiasi effetto avranno, sicuramente troveremo la soluzione. Va bene, Tom, andiamo a mangiare le caramelle maledette. Eccoci qua con le prime tre caramelle maledette. Come vedete, c'è la caramella dell'occhio, c'è la caramella della barretta di cioccolato, c'è l'ovetto Kinder. Fatemi sapere voi dove volete che noi partiamo e io partirò subito, quindi voi scrivetemelo nei commenti e io tramite la mia telepatia capirò. Volete partire dall'occhio? Perfetto, andiamo, Tom. Eccoti l'occhio. Apri la bocca, Tom. Che animazione strana che ha. Apri la bocca, Tom. Ah, bravo. Mangiati l'occhio. Perfetto, ha livellato. È talmente potente l'occhio che ha livellato. Guardate gli occhi di Tom. Guardatelo. Anche il polpetto lì accanto rideva. Guardate Tom. Ti aspetto venerdì 28 per il Lucca Comics and Games, ore 14 alla libreria Ubik, per il mio firmacopie. Oh mio Dio, c'ho gli occhi strani che gli compaiono intorno. Tom, tutto bene? Sì, credo che sia l'effetto di una caramella particolare. Ok, io spero che finisca, Tom, al più presto, perché mi sta spaventando. Continuano ad arrivarti occhi addosso che ti guardano. A me, ragazzi, fanno paura. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Oh ragazzi, ma c'era Talking Tom dietro, quello cattivo, l'avete visto? Tornate dentro con il video per vederlo e scrivetemelo nei commenti se l'avete visto. Tu, Tom, l'hai visto? Io no, ma perché per esperienza mi ha riferito il mio topino di fiducia che l'ha visto nella finestra. Ok, Tom. Tom, ti continuano ad arrivare occhi addosso. Ma perché non hai preso il mio nuovo libro che lo trovi in libreria e sul link in descrizione, che si chiama La Scuola dei Mostri, che ci sono tutti i miei segreti e tu sai che ti protegge dai mostri. Me lo sono scordato a letto, l'ho letto talmente tante volte che l'ho tenuto a letto. Dai, Tom, ma lo sai benissimo che se questo lo prendi e lo stringi tutti i mostri scompaiono. Guardate, adesso lo stringo e scompariranno tutti gli occhi. È svanito l'effetto, vero? Sì, sembrerebbe svanito. Adesso scrivetemi con quale caramella devo continuare tra l'ovetto Kinder e la barretta che lo fa diventare tutto atomico. E io userò la mia potenza per capire quello che avete scritto nei commenti. Vediamo chi non scrive nei commenti questa cosa verrà mangiato. Tom, eccoti l'uovo Kinder che tu volevi provare. Ecco, proviamo. Tieni, Tom. Buonissimo. Guardate, è preoccupato pure il topo. Oh, guardate il topo. Tutto è tutto strano il topo. Guardate, Tom, è caduto. Si è sentito male a causa dell'uovo Kinder. Ma cosa ridi? Sta ammazzando l'amico. Cosa cavolo ridi? Cosa c'hai da ridere? Topo di fogna. Oh, Tom, come stai? Sono un po' triste, però sto bene. Ok, abbiamo l'ultima caramella da fargli provare, che è quella radioattiva. Andiamo, vai Tom, mangia la caramella radioattiva. Non tu, Tom. Vedete come apre la bocca subito quel topino? Quello c'ha una voglia di mangiare e muore. Vai Tom. Ah, buona Tom. Oh mio Dio, Tom è diventato verde. Ma che cazzo, ma cosa mi fai così? Sei diventato verde, dovresti essere triste perciò. Infatti sono triste. Tom, ti sono cresciute delle corna strane, eh? Non è normale sta cosa. Lo so bene che non è normale. E come dobbiamo fare adesso per risolvere tutto questo sistema? Cioè, finisce l'effetto, vero? Ragazzi, sono passati 2 minuti e non sembra essere finito l'effetto. Cosa facciamo? Anzi, sta peggiorando. Dobbiamo cercare gli ingredienti segreti per scoprire la cura. Ok, ragazzi, guardate, c'è un pacco regalo. Secondo me, se noi facciamo saltare Tom sul trampolino, prendiamo tutti gli oggetti che ci servono per fare la pozione di cura per Tom. Vai, Tom, prendilo, bravo. Ci mancano altri 2 ingredienti. Avete visto che però quando salta Tom è solo verde e non ha più le corna? Tom, dai, prendi gli ingredienti, non continuare a saltare, vai. Preso, manca l'ultimo. Presi gli ingredienti, perfetto. Ok, andiamo a farti un bel frullato di ingredienti. Questo più questo. Bel frullato, vai. Tom, vediamo se ti passa tutto, vai. Bevi, Tom, bravo. Oh no, si sta sentendo male, ragazzi. Però, ok, sta bene, ma gli è passato tutto. Ti è passato tutto, Tom, vero? Sì, però attento, perché una di queste volte mi ci ammazzi con queste caramelle. Ecco a te, Tom, cura finale. E mettiamo fine anche alle corna. Ragazzi, guardate, ma dietro Tom c'è una befana. Tom, ma che cavolo? Ma non è normale sta cosa. Credo che sia venuta a darci nuove caramelle da assaggiare. Sì, Tom, però ricordati che non è normale. Non dovete mai accettare caramelle dagli sconosciuti, mi raccomando. Sì, ma lei non è la sconosciuta, è la befana. Sì, Tom, ma tu ti devi fidare di me, perché io so le caramelle che ti possono far fuori e no, e quali farti provare e quali no. Lei potrebbe essere anche una persona che ti vuole far fuori, ti riempi di caramelle bandite che ti fanno fuori. Devi fare molta attenzione, Tom. Sì, lo so che devo fare molta attenzione, però sono troppo goloso. E allora, Tom, le prendiamo ste caramelle e te le faccio provare
provare. Però non ti arrabbiare se poi ti succedono cose. Vai, prendiamo le caramelle dalla Befana. Ciao signora Befana. Tom, guarda che caramelle strane ci sono. Io partirei da quella al lato. Ok ragazzi, scrivetemi qua sotto nei commenti quale avreste assaggiato voi per primi. E andiamo, vai Tom, eccola che arriva. Gnam, sei contento? Vediamo la sua faccia, da quanto è contento. Guardate che faccina bellina che fa quando ha fame, vai. Caramella data, vediamo Tom. Oh mio Dio, guardate che effetto strano che ha avuto. Gli sta uscendo tutto del fumo strano addosso. Puzzi oppure è la caramella che ti ha fatto gli effetti strani? Credo che sia la caramella. Ok Tom, adesso andiamo a provare un'altra caramella. Partirei con quella di destra stavolta. Andiamo, vai. Vediamo se ti piace anche questa. Anche questa ti piace, perfetto, approvata. Vai Tom. Oh mio Dio, guarda, guarda che si alza. Si alza in piedi, guarda come vola. È stranissimo, sembra tipo Peter Pan. Tom, Tom, ma questa è la caramella fantasma. Non è normale sta cosa ragazzi, non è per niente normale. Tom, tranquillo. Tom, torna giù. Tom, lo sapevo che facevi la botta. Tom, stai bene adesso? Sembra essere svanito l'effetto, quindi sì. Ok Tom, andiamo adesso ad assaggiare l'ultima caramella che ci ha dato la Befana, che è questa. Pronto? Vai! Eccolo. In realtà non mi fiderei tanto. Vabbè Tom, se tu ti fidi mangiala. Tom, Tom, è svenuto. Stai bene? Credo che per i gatti quella caramella era velenosa. Come faccio ad evitare di fare una brutta fine? Dobbiamo chiederlo alla Befana che ti ha dato le caramelle. Quindi andiamo qua. Signora Befana, signora Befana, venga fuori. La evochiamo tramite il mio libro, guardate. Signora Befana, signora Befana, venga fuori o io la mangio con il mio libro. Eccola, è venuta fuori. Signora Befana, come faccio a curare Tom che si sta sentendo male? Ok, ha detto che dobbiamo trovare dei cristalli a giro per la mappa e farci una bella torta di cristallo, un bel frullato di cristallo. Va bene Tom, signora Befana, va a cagare, vada via, va, vada via signora. Oh, avete visto? Ma aveva Kiwagi nel sacco, tornate indietro con il video per vederlo. Ma è stranissima sta cosa. Ok, perfetto, andiamo alla ricerca di questi cristalli. Vai Tom, sul tuo UFO volante. Perfetto, prendiamoci tutte queste casse e vediamo se li troviamo qua. Ecco dei cristalli, bene. Abbiamo sbloccato degli occhialini per Tom, ma non mi piacciono, quindi non li provo. Altra cassa, qua niente. Peccato, peccato. Basta, abbiamo finito le casse. Qua ce n'è un altro. Posso fargli i capelli? Oh mio Dio. Vediamo, li ho fatti giusti. Devo lasciargli solo i capelli viola. Vediamo, continuo a fargli i capelli. Ma che figo, io questa cosa non la sapevo. Guarda, un diamante preso. Ne mancano due adesso, Guarda, continuo a farti i capelli strani. Se tu sei contento. Sono troppo bravo, gli sto facendo i capelli di continuo. Ah, posso anche resettare se mi escono male. Ma sono bruttissimi, come fanno a piacerti? Dai che mi manca. Dammi quel cavolo di cristallo, topo del cavolo. Dai, ti faccio pelato adesso, porca vacca. Ma te lo faccio vedere io, va. Ti faccio tutto pelato. Dammi il cristallo. Hai rotto, grazie. Oh, ma me ne vado. Bastate questi cavolo di robi. E scatole. Ora voglio provare un'altra scatola. No, non ti devi mettere a letto. Vuoi provare un'altra scatola? Ragazzi, sto gioco veramente non più scatole quando ci si mette, Datemi le cose nella scatola, vediamo. Doppioni ho trovato. Però abbiamo sbloccato un sacco di cose da mangiare. Andiamo a fargli un bel frullato con crema mirtille e cioccolato. Andiamo con questo. Questo, vai. No, dai. Ho pure usato degli ingredienti costosi e tu mi fai questo. Oh, guarda che schifo. Dai che Tom si sta sentendo male. Povero Tom, tieni, bevi. Spero che tu ti riprenda, Tom. Oh no, Tom. Tutto qua? E se ti do questo? Vediamo che effetto ti dà. Dai, sono curioso. Nessun effetto particolare. State scherzando? Però si è sentito meglio. Sembra che stia guarendo. Sei guarito, Tom, giusto? Sì, ma non grazie a quel topo del cavolo. Me ne sono accorto. Guardate le foglie che mi arrivano addosso. Oh, c'è un killer, Tom. Tom, no, dai, che cavolo. E basta, mi lasciate in pace 2 secondi o mi dovete arrivare a ammazzarlo sempre. Lo vogliono sempre far fuori, sto cavolo di gatto. Poverino, che vi ha fatto di male? Lo so, vi spia ogni tanto, però secondo voi Tom merita quella fine lì o no? Secondo me no. Scrivetemelo nei commenti e vediamo chi vince. Killer prima di andarsene mi ha detto una cosa. Killer prima di andarsene ti ha detto una cosa. Cosa ti ha detto Tom? Mi ha detto che io devo andare a fare Dolcito Scherzito ai Rainbow Friends, che mi danno le loro caramelle speciali, oppure mi farà fuori. Come ti farà fuori? No, dai, andiamo Tom, non ci vuole niente a farlo, va bene, andiamo. Sì, ma chissà che effetti strani mi daranno. Sempre meglio dell'effetto strano di un coltello piantato, Tom, fidati. Ok, guardate, qua sembra che ci sia blu dei Rainbow Friends, ci clicco sopra. Oh, è sparito e ci ha lasciato la caramella, che è andata diretta in cucina. Ok, dobbiamo cercare gli altri Rainbow Friends. Tom, guarda che c'è dentro il tuo armadio. Ma c'è Purple, clicco lì. Ma ha lasciato la sua caramella, perfetto. E qui c'è Orange che dorme.
Orange, sei proprio un pigrone, eh. Vai. Ok, mi ha aperto il quadro, ma mi sono preso la caramella di Orange che se n'è andato. Manca solo uno di loro. Innanzitutto, tieni, Tom. Bevi. No, bevi. Bravo. Prendiamo anche Green. Perfetto, anche Green ci ha dato la sua caramella. Oh, ragazzi, avete visto? È passato un tizio bruttissimo. Questo deve essere un amico dei Rainbow Friends. Un Rainbow Friends speciale. Ah, ma è Red, il tizio che li ha creati. Dammi la tua caramella. Dai, tu che sei un topastro strano. Guarda come vola il topino, guardalo qui. Vai a prendere la caramella a Red. Topino, vai. Servirai qualcosa prima o poi. Perfetto, avete visto? Red è sparito, il topino è caduto e la caramella l'abbiamo presa. Ok, Tom, direi di andare ad assaggiare le caramelle. Ho preso un sacco di dolci speciali, Tom, per te dei Rainbow Friends. Partiamo con quello di Purple. Guarda che buono. Questi sono tutti dolci banditi. Guardalo, è diventato tipo una specie di... come si chiama? Una specie di pistoletta che spara uva. Sei diventato una pistola spara uva, Tom. Oh, guardatelo! Guardatelo che vola strano. Oh mio Dio, che effetti strani che dai. Diventa tutto viola qua. Tom, stai bene? No, dai, Tom, però torna in te. Non puoi continuare a volare all'infinito. Basta. Che rompiscatole che quando fa così. Si sta divertendo troppo. Ora ti tiro un picchio. Oh, oh. Adesso ne mangi le altre caramelle, dai. Ok, direi di farti assaggiare quella di Orange. Vai, apri. Caramella di Orange. Vediamo che effetti ti dà. Ok, mancano i dolci. Il dolce di blu. Vai, Tom. Mangiati il dolce di blu. Oh, sei congelato, Tom. Ok, per fortuna si è ripreso. E mancano anche il dolce di Red e il dolce di Green. Innanzitutto beviti questo, che non l'ho fatto io ma c'era. Vediamo. Ok, si stava sentendo male. Niente di che. Ok, vai con il dolce di Red. Vai. Vediamo che effetti ti dà, Tom. Sono curioso. Oh mio Dio, si è messo a ballare i balli strani. Ma sei scemo, Tom? Sei veramente scemo, sei. Si è messo a ballare balli strani. Guardate, si fa il book fotografico. Compare un fantasma dietro. Ecco l'effetto strano che gli ha dato. C'è un fantasma con loro. Oh mio Dio, guardalo. Guarda che effetti strani, oh. È bruttissimo. Guarda di nuovo, c'è il fantasma, sempre. Tom, non è normale, è spaventosa sta cosa, eh. Guarda che continua a comparire. Speriamo smetta. Ok, adesso abbiamo il dolce di blu e il dolce di green. Vai, vediamo. Questo è il dolce di green. Guarda, ha sputato fuoco verde. Adesso manca il dolce di blu. Dai, mangialo, perché no? Oh, e ora c'è il dolce di red. Vai, anche qua ha sputato fuoco, però ha sputato fuoco rosso. Ok, perfetto, abbiamo assaggiato tutti i dolci. Però Tom sembra molto indebolito. Oh, raga, guardate che c'è blu dietro che lo vuole mangiare. No, Tom, tranquillo. Tom, no, 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 no. Andiamo qua. Cosa posso fare? Parla con questo. Parla, Tom, parla con la marinetta. Tom, oh mio Dio, ma perché fa questi versi da robot, Tom? Questi versi da robot, Tom. Lo sentite che fa dei versi strani? Togliti quella roba, toglila subito. Rimuovi. San salvi forza. Ah, ma che cavolo, no, dai. C'è Orange che ti vuole rincorrere, Tom. No, 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 no. Cosa possiamo fare? Dobbiamo rievocare la signora Befana. Rompo la zucca. Signora Befana. Signora Befana, venga. Ho il mio libro, signora Befana. Glielo do se lei viene. La prego. Ok. La Befana ha detto che vuole proteggermi. Va bene, Tom, vediamo se è vero. Guardate, c'è blu. Oh, la Befana sta facendo fuori blu. Oh mio Dio, li sta facendo fuori tutti. Blu. Qua dobbiamo portarla da Green. Eccolo. Guarda la Befana che fa tutte le sue magie strane e fa fuori tutti i Rainbow Friends che vogliono far fuori a loro volta Tom. Dai, che ce la possiamo fare. Eccolo, è andato anche Green. Ok, guardate che anche qua in vasca fanno le magie strane per far fuori Orange. Dai, dai, guarda. Ok, manca solo Purple e Red. Qua c'è Purple. Perfetto, venga signora Befana. Bravissima. Dai, lo mandi via. Brava. E adesso manca solo Red. Eccolo, è qui. Ok, ha fatto fuori anche Red la signora Befana. Ok. La signora Befana mi guarda in modo inquietante. Cioè, Tom? Ragazzi, guardate! La signora Befana ha preso un calderone e ci ha messo Tom. E adesso come facciamo?